1, 2, 3. Se tutto va bene, sto registrando e quindi siamo qui. Bello? Ma questo è uno di quei giorni in cui mi pento di aver aperto Steam. Infatti giocheremo un gioco che ha qualche mese, quasi un anno in realtà, quindi tanti auguri quasi a House of Detention. Perché l'ho scelto? Prima di tutto, per le recensioni molto positive. Stiamo parlando di un titolo sicuramente apprezzatissimo. Fidatevi, lo consiglia Star, che ci ha fatto 904 ore,7. Quindi deve essere per forza un capolavoro. Ma quello che mi ha attirato, naturalmente, è la sinossi. Horror unico, con trama profonda. Molti personaggi, fantastici effetti sonori. Fantastici effetti sonori, mi raccomando, è importante. E un'atmosfera inquietante di Real Dungeon. Non so cosa intendano, perché Real Dungeon ha le maiuscole. Qua cerco. Boh, trovato dei dungeon e questa foto. Che non so effettivamente quanto... Che vuol dire? Comunque, gli sviluppatori Aniki e Mel Union, che immagino siano quelli del rasoio da barba, hanno fatto solo questo gioco e... Avviamolo. Il prezzo. Scusate, mi sono dimenticato... La cosa più importante è che tutti volete sapere. Costa 79 centesimi, quindi qualunque cosa sia, per forza bella. Messaggio dal Dungeon Master. Raccomando di giocare la versione giusta. Se sei un adulto, destra, perché giustamente è right version, e presidente di un gioco sicuro. Per video hosting e servizio di streaming. Tutti i personaggi ci sono in abiti. Ah, perché se no altrimenti... Ah, interessante. Se non si sa nulla circa il meme Gachimuchi, si consiglia di familiarizzare con questo tema su internet prima di giocare. Gachimuchi. Non so mica se è una roba che si può far vedere. Cazzo, mi sento ignorante. Sono pronto. Cosa sta facendo quell'uomo lì? C'è Putin, credo un Obama molto molle, e un Trump con un'ombra strana. Contenuti aggiuntivi. Questa funzione è disponibile solo con DLC patch gratis. Io mi sto andando ad infilare in posti a me sconosciuti, però sono incuriosito. Vado a vedere questi contenuti aggiuntivi. Aspetta un attimo. Adult patch. Ah, vedo che la situazione è diventata molto più golosa. Qui è peggio che peggio. Allora, io andrei su presidenti, che mi sembrava il focus principale, almeno conosco qualcuno qua, insomma. Questo è dove inizia la mia storia, va bene? Oh, santo cielo. Va bene, ok. Ah, c'è pure una cazzo. Presidente, dove sono finite le mani? Ti svegli in un luogo incomprensibile e trovare un collare con la scritta slave sul collo. Come ho fatto a vedere la scritta slave sul collo? Scusami. Tazze di liquido bianco sono ovunque. Cercate di capire che cosa è, con una E fuori font, e non esporre il culo ai nemici. Per l'amor di Dio. Respect. Abbiamo una torcia. Bella la torcia. Si accende, si spegne? No. I just watched the Gachimuchi remix on YouTube and now I'm here. Ah beh, effettivamente è quello che è successo, credo. Non lo so. Vado su di qua. Ah, carichi hot 0 di 18 e scrolls 0 di 5. Questo è il carico hot? Non so, è nata. Cosa c'ho? Ma cosa mi è successo ai piedi? Ma sono una creatura terribile. Mi hanno tagliato un po' di dita e me le hanno palmate. Mi è caduto un grosso peso come nei cartoni animati. Allora, raccolgo. Questo. Ah, use. L'ha bevuto il latte caldo. Spero. Mio Dio, l'ombra che mi supera è bellissimo. Vabbè, vado. Ma quindi noi ci siamo svegliati. Ah, porca puttana! Questo non me lo aspettavo. Non ho visto. Mi serve il moviolone, non so cosa sia. Non so cosa ho visto. Meglio così. Ho 105 di vita, ma se io bevo qua, vado a 110, ok. E vado giù di qua. Ma scusa, che cos'è? Un jumpscherone? Potevo evitarla quella cosa? Con lo zoom? Blah, che vomito. Ah, con la F si accende e si spegne la torcia, perfetto. Ma ho altre armi? No. Che poi non serve neanche un cazzo la torcia. Scusami, ma quando corro... Ma io ho delle mani. Allora, come tutti ho delle mani. Però ho un braccio in più. Tra l'altro molto più dettagliato del resto del corpo. Allora, questo qui è un pepe. E ne so. Scrolls 0 di 5. Top load. Ok,
Ok, è una porta. Però mi sa che non ho esplorato abbastanza. Ma perché in faccia? Non ho esplorato abbastanza dietro. Un ciocco di legno. No. Oh, salve! Aspetta che raccolgo questo. Che cazzo sto sentendo? Allora, queste qui sono delle torture di vario genere, insomma, con il bondage. Sono frustini, lucchettini, palette, anche per andare volendo al mare a fare i castelli di sabbia. Questo deve essere una delle quelle cose da giochi senza frontiere, con delle zip. Non me ne intendo particolarmente, ammetto. Cos'è questo? Un interfono, sembrerebbe. Bellissimo. Allora, entro nell'ambiente con passo galletto, perché la musica lo richiede. Raccolgo sempre questi barattoli. Questo deve essere il vestito della signorona di Resident Evil 8, l'ho riconosciuto. Con lui ci posso parlare, che è vicino a una maca? No. Vabbè, tra l'altro lui ha i miei stessi piedi, quindi io sono lui? Cazzo, sono nudo uguale. Sai che mi sa che è il mio stesso modello? Anche le mani sembrano quelle. Cos'è? Chi è? Putin! Che fa? Mi ha picchiato? Presidente! Mamma mia! Cazzo, mi ha fatto malissimo. Ma io come sconfiggo il presidente russo? E se ne va. Ok, devo recuperare vita. Spero non sia tutta copyrightata sta musica. Mi insinuo di qua. Ho un'altra scroll, però con un meme di Putin. Vabbè, è facilissimo, scusa. Siamo più o meno a metà di tutto. E c'è un'altra porta. Darà sulla stessa stanza? No, perché siamo un piano più in alto. Ah, che succede? Chi è? Porca puttana, Trump! Aio! Ma scusa, Trump è come la bambina dell'esorcista? Ma perché non ha aperto la porta? Vabbè, vabbè, ma che fa? Mi rincorre per sempre? Io lo sento ancora, me lo sento proprio attaccato al culo. Ah! Presidente! Ex, ormai. Cos'è, un televisore quello? Ah, e... No, un televisore, l'ho visto bene. Aia! Babangulo, stavo guardando, Trump! È diventato difficilissimo tutto un tratto. Oh oh. Ma come ha fatto? Ma come? Doppio Trump! Salto! Aia! E basta, presidente! E che cazzo? Ma dice, I gonna build the wall. Adesso ho capito. E questo posto pieno di armadietti che vuol dire? Cioè, mi devo nascondere come nei giochi horror? Ma basta! Oh, lo scroll, buono. Ma ce l'ho alle calcagna, lo sento. Ok, 9 di 18, siamo a metà. Non si apre la porta! Bastardo Trump. Ok, non lo sento più. Però è lì, lo sento. Boh, c'è una texture strana qui sul muro, ma non riesco a capire se sono un vetri o... Ok, forse ho perso l'agro. No! Non è possibile. Ok, c'era la musichina della TV di prima. E questo è il signor Gamaduchi che abbiamo imparato a conoscere. Sembra che abbia messo io questa musichina sotto. Vi assicuro di no, ma rispecchia bene i miei pensieri. Allora, Gacimucci, Billy Harrington. Ok, questo signore è un attore pornografico e bodybuilder. È conosciuto con il nome Aniki, tradotto dal giapponese Grande Fratello. E usano le clip del suo film come meme Workout Muscular Man 3. È morto, ma pure morto? Ho scoperto nascita, crescita e scomparsa purtroppo di un uomo con un gioco di merda da 79 centesimi, tra l'altro. Io non so neanche perché ho trovato questo gioco. Va bene, procediamo e vediamo di completarlo. Vedo una scroll lì in fondo. Ah, forse si è compenetrata da dietro la porta. Eccola qua. Lo specchio funzionante. E l'avevo detto che noi siamo quell'uomo. Tra l'altro senza la mano torciata. Vabbè, noi abbiamo questa mano fantasma che ci compare dal nulla e ci fa luce. Oh no, di nuovo il presidente. Ex presidente. Costruttore di muri. Schifo. Aio. Aio. Permesso. Oh no. No, ma inculato. Ho perso. Disobedience, That's a mistake. E quindi? Just lube it up. Sì, ho capito, sono legato. Dunque? Sento come gira bene la testa. Com'è happy end? Ok, 9 di 18, minchia, in un attimo. Via, 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 via. Dai, che dovrebbe perdere l'agro qui nella porta. Ma se chiudo la porta? L'ha chiusa? Sì, ma secondo me mi sta ancora rincorrendo. Lo sapevo! Ed è ripartita la musica qui, a caso. Ok, ce la facciamo. Ah! Porca puttana, di nuovo!
Masterato? Non ancora. Ho 93 di vita e due tramp che rincorrono qui dentro, se non ricordo male. Ok. L'obiettivo finale. Non vedo tramp. Lo vedo, purtroppo. Ritorna alla camera dungeon. Subito. Putin! E che cazzo? Aia, che pugno! Oh! E no, mi respawna qui! Aia! Ecco qua. È questa. Ho vinto! Hai raccolto tutte le tazze con liquido bianco e trofei appesi alle pareti. Tornando alla camera dungeon, ho visto Billy punisce Van Dalkmo, non so, per disobbedienza. Decide di unirsi a loro. Ah, è presidente Trump, lui. Ex. Lo ricordiamo un po' più cicciottello. Fucking slaves, get your ass back here! Fuck you! Non so perché il simbolo dell'uomo. Ah, perché c'è del. Ok. Miseria. Ulla! Cielo, Jim, certo. Billy è tuo amico. Cosa sto vedendo? Che fa quell'uomo con lo scoppettone? Posso parlarci? Non posso avvicinarmici. Permesso, posso? Posso, grazie. Pensavo sì di giocare un gioco ambiguo, però... è una fatica che corre lentissimo. Ma lento, 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 lento. Ma in tutto ciò, i presidenti cosa c'entrano? Perché immagino sia un gioco per ricordare la morte di questo personaggio che ammetto non conoscevo. E me l'hanno fatto anche conoscere, quindi è stata anche un'esperienza, un viaggio. Quindi, mamma mia, che tristezza comunque. Quindi immagino che sia veramente un modo per ricordarlo, un tributo. Ha mostrato il suo paradiso. Ha visto ora in questa vita. Attraverso il portale si è passati alla foresta dei carichi caldo. Qui devo raccogliere i restanti tazze con liquido bianco e poi andare a riposare. Quindi, livello finale? Grandissimo. Beh, c'è stato solo un jumpscare in tutto il gioco, fortunatamente. No, ma oddio, c'è gente che cammina là. Ho voluto giocarci, adesso me lo tengo. Certo. Ma questa gente mi vuole menare? E poi Billy mi difende? Non credo, vero? Quindi... però fortunatamente non ci sono muri, quindi posso... Arca troia, che uomo brutto! La cosa più incredibile è che cosa si riesce a trovare su Steam così. Cioè, in maniera magica. Non so come descriverlo. Urca vacca! Il muro di Trump, vedi? L'ha costruito alla fine. Fortunatamente, non essendoci mura, qui riesco a correre via dritto e fare tutto in corsa. Ma se non mi urlasse nelle orecchie, però, perdonami, anche tu. Oh no, c'è uno lì che si smanaccia. Ah! Aia, mi ha sberlato. Quanto male mi ha fatto. Ma poi dopo, su Steam, come l'hanno giustificato tutto questo parapiglia? Ti hanno detto, ma sì, va bene. E l'hanno detto pubblica? Più che altro mi immagino quello che ha dovuto decidere il Peggy. Ma poi devo mettere contenuti sessuali in questo video? Perché non è che si veda nulla. Però... quel che sento non mi sembra esattamente... ho un sacco di domande e nessuna risposta. Sto perdendo ore della mia vita a giocare a questo gioco, ma ormai mi sono appassionato a correre con la mia terza mano torcia. Ma è Slenderman questo. Ah, che paura! Che paura! Cazzo! E sei diventato troppo vecchio per certi giochi. Oltre alla mia vecchiaia, ma a quale tipo di utenza è indirizzato? Cioè, chi è che gioca a questo gioco e dice... ho speso bene i miei 79 centesimi. Ore e ore di divertimento. Che poi non è il primo gioco che giochiamo qui sul canale, dove appunto si possono raccogliere più oggetti del dovuto, ma soprattutto si va in giro con mostri che ti rincorrono. Mi sembra un modus operandi un po' troppo visto e rivisto. Eccoci qui. Oddio! Difendimi! Ecco qui, ritorno al portale, ma mi menano. E quindi... aio! No, muoio! Ma era un'inculata! Aia! E no, 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 non mi dire che perdo così! Ma non mi aiuta lui! Bastardo! Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. My name is Van, I'm 30 years old, and I'm from Japan. Fisting is 300 bucks. Ok. Just lube it up. And it's a long process, you know. Nice, yes.
get your whole arm up there. It's so fucking deep. Perché? Entra. In 47 minuti abbiamo finito House of Detention, però nella versione Presidenti. Ce ne sono altre. Non le vedrete da me. Comunque ci deve essere una morale. O forse no.